Nei giardini della scuola primaria Ettore Carafa è nato un piccolo orto didattico realizzato dagli alunni con l'aiuto dei loro nonni. Il progetto si intitola Festa di Primavera ed è pensato per avvicinare i ragazzi al giardinaggio. Per 2 giorni alla settimana, avvalendosi della consulenza di esperti del verde, le classi materne ed elementari dell'istituto hanno dedicato 1 ora di studio alla classificazione di fiori, piante e alle tecniche di coltivazione e cura di un terreno. Noi abbiamo fatto vedere ai bambini un seme, l'abbiamo piantato e è uscita una piantina. Da questo bambino ha radicato, hanno fatto un buchetto con un affare che si chiama piantatore, in napoletano si chiama upasta natura, una cosa molto importante, è una parola antichissima. Però hanno incominciato, a innaffiare, hanno incominciato a togliere l'erba, tutte le erbacce che stavano dentro, e da premettere che abbiamo fatto tutto con concimi biologici. Siamo rimasti talmente contenti perché i bambini hanno partecipato con le loro mani, hanno piantato loro, hanno annaffiato, hanno fatto tutto loro. Il progetto è stato promosso dall'Associazione Culturale L'Obiettivo con la collaborazione dell'8ª Municipalità, degli Assessorati all'Ambiente e alla Scuola del Comune ed il contributo dell'Orto Botanico di Napoli che ha donato alcune essenze arboree. Il mio sogno dei nonni è quello di trasmettere qualcosa di positivo ai ragazzi, che poi questo fatto viene fatto in una scuola, che cade in un quartiere, l'8ª Municipalità, che ha un tasso di evasione scolastica altissima e aggiungerei anche una disaffezione scolastica altissima. Perciò diciamo, questi tipi di progetti vanno proprio in quella direzione, quella di far affezionare i ragazzi alla scuola. Siamo di fronte ad una di quelle esperienze di cui Napoli può andare orgogliosa e che naturalmente deve avere, questa è la mia opinione da assessore ma anche da genitore e da donna di questa città, deve avere una continuità e deve diventare un modello per tante altre scuole napoletane.